Da Recanati, Joan Baez, la folk singer americana più celebre di tutti i tempi, lancia un messaggio forte di pace e fratellanza dedicato al popolo turco. Dobbiamo ricordare che cosa è la compassione, l'empatia e il perdono. Non è facile, ma il mondo ne ha bisogno ora, ha dichiarato la Baez in un'intervista. Abbattere i muri, accogliere chi ne ha bisogno, donare il più possibile, essere uniti in un mondo di pace nel rispetto delle minoranze e i diritti di tutti gli uomini. Questi sono stati i messaggi e i temi delle canzoni scelte della celebre artista americana in un periodo dominato dall'odio e dalla violenza. L'icona del pacifismo e della lotta per i diritti civili ha incantato, commosso, emozionato il grande pubblico presente nella magica serata di apertura di Lunaria, la rassegna di Musicultura nella suggestiva piazza Giacomo Leopardi a Recanati, nell'anno della candidatura della città a capitale della cultura italiana. Una serata indimenticabile dove la Baez ha regalato la storia della musica popolare, cantando a una generazione tutto quello che ha rappresentato. Con le note inconfondibili di Un mondo d'amore, portata al successo da Gianni Morandi, Joan Baez ha aperto il concerto, omaggiando la nazione che la ospita. In un susseguirsi di brividi e intense emozioni, accompagnata dalla sua inseparabile chitarra, dal favoloso polistrumentista Dirk Powell e da suo figlio Gabriel Harris alle percussioni, Joan Baez ha incantato il pubblico con la sua magica voce, eseguendo tra i brani Deporté. Questa è una canzone, ha detto la Baez, che dedico agli immigrati, ai rifugiati e a tutti quelli che non hanno una casa. Abbattiamo i muri, accogliamoli, noi abbiamo tanto da dare. Ha proseguito con tanti altri successi, trascinando il pubblico in piedi in una lunga standing ovation. Infine ha dedicato con la sua voce e la sua chitarra ben 4 bis. Imagine di John Lennon, la meravigliosa The Boxer di Paul Simon, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones di Gianni Morandi, e ha chiuso con l'emozionante accompagnamento del pubblico con Here's to You, dal tema del film Sacco e Vanzetti. Grazie.